Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video, come state? Oggi sono ritornata con un vecchio video che avevo fatto un po' di tempo fa, in cui avevo trovato dei vestiti vecchi vintage di mia mamma che utilizzava quando era ragazzina. Ebbene sì, ne ho trovati altri e ho intenzione di provarli qua insieme a voi. Non so se vi ricordate, i vestiti che avevo trovato erano veramente bellissimi. Diciamo che alcuni sono un po' ritornati di moda, come giacche un po' oversize con le spalline rigide, gonne lunghe. Altri invece, diciamo che non è che sono ritornati di moda. Alcuni degli outfit che avevo provato l'altra volta sono questi. Guardate quanto ero piccola. Questo video mi sa che l'avevo registrato nel 2018. E poi ci sono questi altri outfit che ho provato, penso, l'anno scorso o 2 anni fa. Io rimango sempre a bocca aperta perché mi vanno alla perfezione. Mamma, alla mia età, era più magra di me. Adesso iniziamo subito dal primo outfit. Io alcuni li ho già provati, altri diciamo che sono una sorpresa anche per me. Aggiungo che ho trovato anche delle foto in cui mamma indossa proprio i vestiti che sto per indossare. Così vediamo come stavano a lei e come stanno a me. Partiamo da questo vestitino, guardate che bello. Ho trovato proprio una foto in cui mamma indossava questo vestitino, solo che lei calza proprio meglio. Adesso lo andiamo a provare insieme. Vedete, un po' ballardino qua in vita, ma mamma stava perfetto, cioè guardate come stava lei, le calzava veramente a pennello. Qua le spalline imbottite, sul fianco si stringe un pochino e qua dietro si chiude con la cerniera. Passiamo subito al prossimo capo che ho trovato. Abbiamo questa gonna e poi anche una canotta azzurrina abbinata. E anche di questo outfit ho trovato le foto. Mamma era troppo bella, ma anche papà sembravano letteralmente due modelli. Guardate a mamma come stava questo outfit. Oltre a questa gonna abbiamo questa canotta abbinata. Forse al giorno d'oggi sarebbe stata meglio una canotta o un toppettino un po' più aderente. Io sinceramente non pensavo che mamma avesse ancora questi capi, che comunque ce li ha da tantissimi anni, io non ero ancora nata. Comunque andiamo. Perché quando parlo fa casino questo uccellino? Comunque andiamo a provare pure questo outfit. Mi calza letteralmente a pennello. Raga, è spettacolare. Ma poi io mi chiedo che mitino aveva mamma. Cioè, ok, è bella elasticizzata, però aveva proprio la vita piccola. Ricordo che aveva abbinato una collana tipo un po' in pelle, no, o in cuoio, forse era un po' in cuoio, con dei dettagli azzurri. Passiamo al terzo outfit. Ecco un altro capo che ho trovato nell'armadio di mamma. Gonna che indossava un sacco di anni fa, però non ho trovato una foto in cui la indossava. Però secondo me possiamo anche trovare qualche gonna simile al giorno d'oggi in qualche negozio. E qua sopra mi ha detto che ci abbinava questa magliettina semplice semplice della Benetton a maniche corte. Che come ben sapete, beh, la Benetton è un marchio che c'è veramente da tantissimi anni. Pensavo fosse abbastanza nuovo, invece mi ha detto che anche negli anni 80 c'era. Quindi andiamo subito a provare questo terzo outfit. La gonna mi fa impazzire. Comunque mamma era molto molto fine ed elegante. Cioè tutti questi vestiti sinceramente li indosserei al giorno d'oggi. Anche questa molto stretta ed aderente, leggerissima, Adesso mi mancano altri 3 outfit. E vado ad indossare quello che mi piace di meno, diciamo. Ecco il quarto outfit. Questo diciamo che è quello che mi piace di meno. Sembra uno dei classici maglioni che si utilizzava ai tempi in montagna. Avete presente che si mettevano cose tutte colorate per andare a sciare? Però secondo me, andandolo un po' a rivisitare, diventa carino. Magari con delle collant sotto, perché lo utilizzerei a mo' di vestitino. Con appunto delle collant, un tacchetto e una cinturina in vita, secondo me fa la sua scena, diciamo. Ho lasciato la cintura a casa. Vabbè, ci arrangiamo, vediamo un po' che cosa riesco a fare. Maglioncino messo, sistemiamo un po' questo colletto a dolce vita e guardate com'è.
è carino, cioè pensavo fosse peggio sinceramente. Vedete, con un tacchettino, magari con una cinturina diventerebbe anche carino. Vabbè, adesso lo sto stringendo dietro, però comunque con una cinturina rimane un po' più bombato, diciamo. Che dite voi, raga? A me piace un sacco. Ha colori un po' particolari, sto colletto fucsia, maniche un po' verdi, sti quadrettoni. E purtroppo anche di questo non ho una foto. Chissà quando lo indosserò, secondo me appunto per andare in montagna. Però lei non è che ci metteva delle collant o teneva le gambe così scoperte. Cioè, diciamo che è una cosa che fa più adesso, usare maglioncioni con cinturoni e tacchi. Ma indossava un pantalone, dei leggings. Ora passiamo al penultimo outfit. Non è un outfit, ma è semplicemente una giacca. L'andrò ad abbinare con una mia canotta e un jeans classico, sempre mio. Bellissima questa, ancora non l'avevo provata. Molto molto bella questa. Mi sa che anche questa potrei utilizzarla per uscire magari con sotto un bel vestitino nero o anche bianco, perché qua appunto c'è del bianco. Qua spalline non rigide di più, però mi piacciono un sacco perché così sembra che ho le spalle belle dritte. Sotto vabbè ho messo un mio jeans. Tacchettino. È senza bottoni. E di questo è vero, ho la foto. Guardate, vedete, infatti mamma l'ha indossata con una magliettina bianca sotto. Io non so perché l'ho scelta nera, ogni tanto faccio queste cavolate. E sotto ho messo una gonna nera. Comunque oggi ho scelto la giornata sbagliata. A quanto pare stanno tagliando l'erba nel giardino condominiale e c'è un casino pazzesco. Aspettate, apro la finestra, sentite. Ho dovuto chiudere tutto. Vi rendete conto? Passiamo adesso all'ultimo outfit. Questo secondo me è molto particolare. Vi faccio vedere prima questo toppettino. L'ho provato, mi sta benissimo, proprio bene bene. Non mi cade perché appunto qua dietro è bello elasticizzato. Non è come i toppettini che ci sono adesso, è proprio bello bello. Qua ha pure questo elastico per far sì che non cada. E poi mi aveva detto che appunto era abbinato ad una gonna lunga un po' particolare. Questa si vede che proprio è di altri tempi. Purtroppo non ho trovato la foto di questo outfit intero. Però vabbè, adesso vediamo un po' come mi sta la gonna. Questo l'ho già provato una settimana fa, mentre la gonna è un punto di domanda e andremo insieme a scoprire come mi sta. Guardate come mi sta il top, sono letteralmente innamorata, ma mi sta alla perfezione, cioè sembra mignon. Magari con sotto un pantalone, una gonna scuri, perché non è che mi faccia impazzire con sotto il jeans chiaro. Adesso andiamo a provare la gonna, anzi prima ve la faccio vedere perché è molto molto particolare. Questo top può sembrare molto moderno, ma questa gonna, guardate qua, devo capire come si mette. Comunque con questo top ci sta benissimo, devo però vedere come mi sta. Non ho capito se deve stare così a vita bassa. Guardate com'è. E queste fasce secondo me si potevano utilizzare anche come vestito. Io l'avrei messo così, particolare. No, no, secondo me allora così. Che ne dite, raga? Bello, no? Comunque questo top veramente pazzesco, mi piace un sacco. Poi sì, abbinata a questa gonna comunque ci sta bene. In tutto ciò spero di riuscire a trovare altri vestiti un po' vintage che indossava mamma, perché questa tipologia di video veramente mi piace un sacco, più che altro perché mi piace vedere se mi stanno o meno i vestiti che appunto indossava mamma alla mia età, perché alla fine tutte queste cose le indossava quando aveva la mia età. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale di tutti questi outfit vi è piaciuto di più. Adesso io vi saluto, vi mando un bacione grande grande, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!